Oggi vi regaliamo un altro dei nostri servizi. Siamo con Enzo Traviglia, l'immancabile, infaticabile, insostituibile Enzo Traviglia, e con Lorenzo Gugliara che oggi siamo alla scoperta del nostro territorio. Fa il cameraman. Allora, siamo alla scoperta del nostro territorio. Qui siamo in contrada Montagna. Non diamo punti di riferimento particolari. Si trova all'interno del feudo del tempio. E qui ci tengo a precisarlo, perché questo apparteneva ai Templari. Bene, siamo venuti qui e abbiamo scoperto, veramente riscoperto, bisogna dire le cose giuste, abbiamo riscoperto tutta una serie di grotte che adesso vi facciamo. Che sta per entrare all'interno di questa grotta. Siamo all'interno di una grotta, una delle tante che si trovano qui nella zona alta di Contrada Montagna. Siamo entrati in un luogo pressoché inesplorato, almeno negli ultimi tempi. Qui abbiamo addirittura una cassetta delle munizioni, quindi siamo in epoca di guerra. L'ultima guerra, la seconda guerra mondiale, e qui evidentemente era un luogo di rifugio. Eccolo qui, sì. È arrivato Enzo. Enzo, allora cerco di inquadrarti. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, qui siamo in una grotta. Sì. Una bellissima grotta. Vediamo un po', la osserviamo da vicino. Sì, questa era un'antica abitazione in epoca preistorica. Poi successivamente, come si vede, è stata utilizzata in tempo di guerra, quando c'erano le incursioni, molta gente veniva a ripararsi in queste grotte. Vedo, Lorenzo, qui veniva legato un animale o qualcosa. E infatti c'è. Vedi? Ecco, li vediamo da vicino con la nostra telecamera. Qua mettevano delle lucerne. E certo, qui. Guarda, vedi? Stiamo cercando di inquadrarla con la nostra telecamera. Qui era un luogo di rifugio, appunto. Sì, guarda questa parte qui. Durante la guerra. Come si vede la mano umana. Qui c'è la mano dell'uomo. Sì, è chiaro. E quindi questo era un luogo dove ci si veniva a rifugiare. Questa era una specie di tavolo, se vogliamo. Esatto. Dove mette un oggetto, guarda, tutto il sotto. Bene, qui abbiamo tutto lavorato. Qui abbiamo un reperto di quell'epoca. Sì, è rimasta una cassetta di munizioni. E questa è la prima grotta che vi facciamo vedere. E adesso vediamo di visitare altre grotte che si trovano su questo posto. Il buon Enzo ha individuato un altro passaggio. Ecco qui, un'altra grotta. Qui è un po' più difficile entrare. Vediamo se ci riusciamo, Enzo, dai. Noi siamo ormai, siamo temerari. Sì, sì, non ti preoccupare. Tanto. Eh sì, sono anziano, scusate. Perdonateci. Eccoci. Vediamo. Eh sì, ecco, questa è una grotta un po' più grande. Bellissima. Questa bellissima ragnatela. Ecco qui. Siamo entrati in questa grotta. Vediamo qui. Qui addirittura c'è anche. Ecco, siamo entrati in questa grotta. Questa è più grande, insomma. Qui addirittura ci sono animali. Ed è composita, guarda. Ecco, vediamola qui. Questa che cos'era? La stanza da letto. Se questa era una tomba, all'epoca era ricchissima. Ma questo, vedi? Vediamola da vicino, se ci riusciamo. Vedi, ci riesci? Penso di sì, stiamo cercando di illuminare, Enzo, vedi? Bellissimo qui. È proprio scavata nella roccia, eh? Sì. È proprio scavata nella roccia qui. Vedi? C'è anche l'infiltrazione di acqua. Guarda qua, lo facciamo vedere.
Vedete l'acqua? Sì. L'acqua come gocciola qui. Bene, queste sono le gocce di acqua. Esatto, qui c'è molta acqua evidentemente, siamo sotto il livello del terreno. Eccoci qua. Allora Lorenzo. Vedi tutte queste buche? Sì. Guarda, sì. Sono corrispondenti sì. a questa parte. Sì. Ed era come se fosse una specie di pavimento sopra. Che bello. Guarda. Sì, è come se ci fossero delle travi. Sì. Dove praticamente per non rimanere a contatto con l'umidità del terreno, insomma. Qua c'è una presa d'aria e di luce. Sì. Perché probabilmente qui, insomma, si sbarravano all'interno. Logico. Che meraviglia. E fuori tengava dove si sbarravano all'interno. Esatto. Qui e dall'altro lato. Perfetto. Qui c'è un incavo nella roccia, caro Enzo. Ma non sappiamo cosa volevano. Dove arrivano le radici? Sì. Bene. Insomma, qui era tutto come abitato. Come si vede la mano umana. Qui era tutto abitato, l'uomo. Ma sicuramente anche in epoca bizantina. E chi lo sa, certo. Allora, Enzo, vediamo di uscire da questa. Una parola. Da questa grotta, dai. Aspetta. Invece qui siamo all'aperto, con Enzo stiamo verificando il lavoro che ha fatto l'acqua nel corso dei secoli. Sì, qui. Guarda l'erosione. L'erosione dell'acqua, qui scorreva molta acqua. Le tracce del fuoco che all'epoca certo. la mano dell'uomo faceva, guarda. Questo grosso masso. È crollato, si è staccato dalla parete di sotto. Certo, qui quello ci dà l'indicazione. Esatto, vedete, qui c'è un incavo. Un incavo. Delle nicchie, guarda. Sono delle nicchie scavate dalla mano dell'uomo, ovviamente. Guarda, lì ce n'è un'altra. Qui ce n'è un'altra. Ve la facciamo vedere da vicino. E qui. Peccato che non possiamo entrare. Questo è recintato. Questa è la più bella. Questa è la più bella, ma ve la facciamo vedere da fuori. Eccola qui. Allora Enzo, che cosa possiamo dire su questa? Perché qui c'è una bella fontana, anzi una vasca per la raccolta di acqua. Attenzione. Sì, qui bisogna stare attenti. Non abbiamo lo stato al cuore. Sì, bisogna stare attenti. Allora, questa è una questa bella. Questa è una grossa abitazione. Se potessimo andare di sopra, sì. All'interno c'è un foro così che esce fuori dalle sopra. Sì. Quando accendevano il fuoco. Lo aprivano e il fumo usciva da lì. E giustamente. Poi quando lo ricoprivano. Ecco, vi facciamo. Vedi le nicchie che ci sono. Sì, vi facciamo vedere da vicino le nicchie con la nostra telecamera, con lo zoom, vedete? Queste sono le nicchie che si vedono da qui. E questa era una, diciamo, una grotta di quelle di lusso. Questa era un'abitazione di lusso. Un'abitazione di lusso. L'intaglio. Sì. Della roccia. Sì, la roccia che la viene intagliata. Umana. Certo. E tutte quelle nicchie. Allora qui, caro Enzo, siamo in territorio di Militello, mi pare. No. Qui sai. Eccoci. Buttare. Non ti preoccupare. Ci romperemo lo sole del corpo. No, tranquillo, tutto a posto. Qui siamo all'interno del feudo del Tempio. Questo è il territorio di Scordino. Quindi siamo all'interno del feudo del Tempio. Del Tempio. In territorio di Scordino. Dall'altro lato. Dalla strada e Militello. Perfetto, allora. Questa è un'unica continuazione di tutto il vallone cava. Ai. Mi sono spinato. Io mi sono rotto lo sole. Allora, scusami Enzo, a parte le nostre disavventure. Intanto ringraziamo chi ci ha permesso di arrivare fin qui, ovviamente. Non lo nominiamo con nome e cognome per ragioni ovvie, perché qui sennò diventa una specie di. Logico. Di viatico. Sì. Allora, bene, qui siamo sotto un bell'albero che si trova qui. Lo inquadriamo. Un albero meraviglioso. Bene, Enzo, allora, che dire? Ci è andata bene che non ci siamo rotto l'osso del collo. Ma ancora. Questo lo posso. Ancora non è detto perché dobbiamo tornare. Benissimo, allora. Da Contrada Montagna. Dal feudo del Tempio, dal feudo del Tempio, da Contrada Montagna, da Lorenzo Gugliano e da Enzo Traviglia, un saluto a tutti i nostri
cari amici che ci seguono. E come dire, auguri. Auguri a tutti. E buon anno.